Buonasera, benvenuti anche all'appuntamento con la pagina sportiva su Teletruria. Bella prestazione a Pontedera da parte degli Amaranto che comandano il gioco, ma vengono beffati da un'autorete. Utili indicazioni per Indiani in vista del Tour de Force iniziato al Manucci che si conferma stadio tabù per l'Arezzo. Non è bastata una buona prestazione all'Arezzo per portare via l'intera posta dall'Ettore Manucci di Pontedera, che si conferma un campo stregato per gli Amaranto. Resta l'amarezza di avere disputato una prova autorevole, non corredata dal successo pieno. Spinti dal tifo incessante del cuore della Minghelli, trasferitosi sugli spalti dello stadio che lo vide per l'ultima volta in campo, l'Arezzo ha aggredito alto il Pontedera subito e già il quarto si presenta con questo bel destro di Settembrini, che termina di poco a lato. L'Arezzo aumenta i giri e sempre dalla sinistra costruisce un'altra occasione. La deviazione di Masetti trova nella traiettoria la mano ferma di Ciocci. Il Pontedera non sta a guardare sugli sviluppi di un corner, va alla girata Calvani, la palla lambisce il palo alla sinistra di Trombini. Ancora Arezzo priva della mezz'ora. Montini mette Settembrini nella condizione di battere a rete, ma il tiro da fuori area non è dei migliori. La palla va alta da buona posizione. Dopo poco un'altra occasione per gli Amaranto, la sponda di Settembrini su taglio di Catanese, mette Pattarello nella posizione giusta per concludere, ma il sinistro è troppo anticipato, la palla va fuori di poco, palla gol sprecata. Sul successivo ribaltamento gli applausi sono tutti per Trombini, bravissimo ad opporsi ad una giocata del temuto del Pupo che si inventa un sinistro pericoloso. Nella ripresa il Pontedera accelera subito il ritmo e con Janesi prova a sorprendere l'attento Trombini che fa buona guardia. L'Arezzo appronta la contromossa, Donati innesca Pattarello che da posizione buona fa partire il suo sinistro che non trova però la giusta traiettoria. Minuto 6 della ripresa, il vantaggio dell'Arezzo nasce dalla stessa zona con Donati che si propone e inventa un traversone calibrato. Pattarello non salta bene, ma la deviazione diventa un assist per la corrente Montini, che si ricorda di essere stato un attaccante, colpisce con tempismo, indovinando l'angolo giusto. 1-0 per l'Arezzo e prima rete da professionista per il ragazzo preso dal San Donato. L'Arezzo ritrova il gol e confida nella possibilità di vincere. Tenta la sortita anche Bianchi poco dopo, ma la palla va fuori di un soffio. È il momento dei primi cambi e dopo la mezz'ora arriva l'episodio che porterà al pareggio da posizione decentrata. La punizione di Janesi sul primo palo conosce un tocco beffardo di Donati, la palla sbatte sul palo e si infila nella porta di Trombini, autorete. L'Arezzo subisce il gol e il Pontedera fa festa. La squadra di casa capisce che l'inerzia è cambiata e va vicino al raddoppio con il solito del Pupo. La deviazione non è precisa, pallone fuori, ma sarebbe stato un risultato ingiusto. Alla fine arriva il triplice fischio che determina la parità. Per l'Arezzo arrivano buone indicazioni e a Cesena potrà andare con il vestito buono. Nel post Pontedera Arezzo, mister Indiani si dice soddisfatto del risultato, ma non è certo contento per quello che è successo. Vediamo. Mister, un bell'inizio, un buon approccio. Forse l'Arezzo ha pagato non aver segnato nel primo tempo perché poi la prestazione è stata buona. Sì, un peccato, dai, un peccato perché abbiamo un cesto a loro in minimo indispensabile, e subire un gol in quella maniera, c'è rammario, dai. Però boh, è un periodo periodico, sì. Sfido chiunque a dire nelle ultime tre partite ci meritiamo 2 punti. Un peccato davvero. Ecco, proprio questo è il punto, no? Un periodo un po' così, 2 punti nelle ultime 4 partite, almeno stasera ci siamo sbloccati, abbiamo trovato il gol che mancava da 2, anzi quasi 3 considerando il primo tempo di oggi e il secondo di Pescara. È un periodo che facciamo fatica. Il primo tempo oggi, se finisce senza te, facciamo, cioè, se te non fai gol è indicativo, dai. Il primo tempo praticamente hai fatto tutta la partita te. Ripeto, c'è il rammario. Pur essendo contenti perché sicuramente la squadra ha fatto una grossa gara.
Ecco, comunque siete venuti qui a Pontedera da una squadra che lei stessa ha definito la rivelazione, una delle rivelazioni di questo campionato, quindi insomma alla fine del salmo un punto non va nemmeno male, a prescindere di come è andata, poi come si è sviluppata la partita. Ma a me, sai, il punto e lasci il tempo che trova, cioè io il punto lo prendo volentieri se l'altra squadra è stata migliore di me, ma oggi non è questo caso, oggi credo di essere stata migliore noi. L'allenatore del Pontedera dal canto suo ammette le difficoltà iniziali della squadra, ma alla fine anche per le occasioni avute ritiene il pareggio il risultato giusto. Mister, siete stati bravi nel primo tempo a tener botta perché l'Arezzo ha iniziato veramente forte, siete stati anche pericolosi per la verità in un paio di occasioni già nel primo tempo, poi dopo il gol siete riusciti a trovare il pareggio forse nella maniera più fortuita, ecco, che poteva essere. Sì, sicuramente Arezzo è partito molto meglio di noi, ci hanno messo in difficoltà, soprattutto a livello di pressione territoriale, diciamo. Abbiamo subito tanti calci d'angolo, non eravamo bravi a uscire palla al piede, ci saltavano addosso molto bene, ci hanno messo in grossa difficoltà sotto quell'aspetto, poi in realtà grandissime occasioni non ne abbiamo subite. Anzi, ne abbiamo avute forse un paio noi, giustamente, come dicevi. Dopodiché, dopo il gol subito, abbiamo cambiato un po' il modo, abbiamo alzato un po' la pressione, abbiamo cercato di alzare proprio l'altezza della pressione, perché avevamo poco da perdere. È vero, abbiamo fatto gol in una maniera abbastanza fortunosa, adesso non so se c'è stata una deviazione, non c'è stata, si è andata dentro diretta. Quindi come all'andata, anche all'andata c'era stato un autogol, quindi siamo sotto l'aspetto dell'episodio, siamo stati fortunati, ma credo che alla fine possa essere considerato giusto il pareggio. Iniziata la 25esima giornata della Serie C, Girone B, ecco i risultati delle partite fin qui giocate, le leggiamo con l'ausilio della grafica. Gubbio 4-0 sul Pescara, Pontedera Arezzo 1-1, lo abbiamo visto, Rimini 0-2 con il Cesena, Sestri Levante 1-0 sul Perugia, Spal 1-0 con la Recanatese, Pineto Lucchese è un pareggio, Torres 1-3 Juventus Next Generation, Fermana 20-45 Vis Pesaro, Virus Tussentella 20-45 con la Carrarese, Ancona 11-02 Olbia, e quindi vedete anche le partite che dovranno ancora giocarsi. Intanto domenica 11 febbraio match importante per l'Under 15 Amaranto, arriva alle caselle il Monterosi. C'è un'importante partita che attende una delle squadre del settore giovanile dell'Arezzo, lo possiamo definire uno scontro al vertice? Assolutamente sì, visto che l'Arezzo è seconda ad un punto dal Pescara e mi riferisco alla Under 15, insieme al Monterosi appunto, con il quale ci scontriamo domenica mattina alle 11 allo Stadio Le Caselle. Da notare che però la nostra squadra ha una partita in meno, quindi potenzialmente siamo primi in classifica, quindi vorrei invitare gli aretini a vedere questa bella partita. Ecco, per la prima squadra il supporto del pubblico è fondamentale, ma anche in questi casi non è da sottovalutare. E come sarà importante, perché immagino che la risposta sia potente. D'altronde insomma, è un campetto piccolo dove si sa che insomma, la gente in ogni caso si fa sentire. Da notare anche che è un doppio scontro con il Monterosi, perché dopo l'Under 15 alle ore 13 ci sarà anche l'Under 17, anche quella è un'ottima formazione. Spostiamoci in Val d'Arno, l'attaccante del Montevarchi, autore di una buona prestazione nel derby con la San Giovannese, si appresta alla prossima sfida che nella partita di andata lo vide con la maglia giallo-blu. È stata una settimana speciale per Cristian Ruffini. Nel derby con la San Giovannese l'attaccante del Montevarchi è stato tra i più intraprendenti. Resta il rammarico per la grande opportunità non andata a buon fine nel finale. Sicuramente sì, è stato un errore pesante, lì molto pesante. Poteva sancire 3 punti che facevano morale poi nel derby, c'è grandissimo rammarico sicuramente, però purtroppo il calcio è così e abbiamo ora un turno di sosta domenica e vogliamo subito rifarci domenica in casa contro il Figline.
L'approccio con la quarta serie sta dando indicazioni interessanti. Ruffini resta sempre un esordiente in questo campionato. I ritmi sono alti, c'è tanta intensità e cerchiamo tutti insieme giorno dopo giorno gli allenamenti di andare a 2000 per tenere insomma, i ritmi e andare più forte degli altri sempre. Insomma. La settimana di riposo permette a tutti di ricaricare le batterie. Per il Montevarchi l'occasione giusta per una partita che non dovrà essere sottovalutata. Tra l'altro il Figline finora lo possiamo considerare tra le rivelazioni del girone. A proposito, Ruffini nella prima parte della stagione ha iniziato proprio con la maglia gialloblu e all'andata era nella lista degli avversari. Adesso incontriamo una squadra comunque in forma, fastidiosa, comunque stanno tutti là, compatti e dovremo fare una grande partita per portare a casa i tre punti. Ed ecco il turno dell'eccellenza, girone B, oggi nell'anticipo per il Carnevale, scherzo di Carnevale per il Foiano che è stato battuto in casa dallo Scandicci per 2-0. La Baldaccio Bruni domani riposa, ma vediamo insieme il quadro completo. Nuova Foiano 0-2 Scandicci, Audax Rufina 11-0-2 Signa, Castiglionese 11-0-2 con la Colligiana, Firenze Ovest domani con la Sila Lunghese, Fortis Juventus giocherà con lo Sport Club Asta, la Lastrigiana con la Terra Nuova Traiana, Siena con il Pontassieve, Valentino Mazzola con la Rondinella Marzocco. Riposa appunto la Baldaccio Bruni. Torna al comunale invece la CF Arezzo che dopo la vittoria di Ravenna punta ad incrementare la positiva posizione in classifica. Dopo la vittoria di Ravenna torna il comunale la CF Arezzo che ospita il temibile Chievo Verona. Sul Chievo sì, sappiamo che è una squadra che ha cambiato molto. Quando io dall'Inghilterra io vedevo il Chievo dell'anno scorso, magari sono rimaste due o tre di questa squadra, quindi è una completamente nuova squadra con molto talento, hanno fatto un buon lavoro. Noi siamo 4 punti di loro, prepariamo bene la squadra per quando finisce tutto questo giro, finisce tutta la stagione, vogliamo essere sopra di loro, quindi è quello l'obiettivo. Siamo al basket, per la SBA è iniziato il rush decisivo. In considerazione della ultima partita del risultato maturato, quali sono gli scenari che si presentano adesso per la scuola basket Arezzo, in particolare per la prima squadra, con l'obiettivo salvezza che potrebbe arrivare subito oppure essere rimandato? Sì, tecnicamente c'è ancora una finestra dove potremmo agganciarsi e è l'unica. Noi siamo a 2 punti dalla quintultima in classifica che è Legnaia Firenze, la quale deve andare a giocarsi una partita importante domenica prossima a Castel Fiorentino, mentre noi affronteremo in casa Use Empoli, che è una delle squadre più forti di questo campionato. Se noi riuscissimo a vincere o anche comunque a perdere cambia poco, l'importante è che Legnaia dovrebbe perdere contro Castel Fiorentino, allora ci sarebbe la possibilità di uno scontro diretto sull'ultima partita del girone proprio contro Legnaia Firenze a Firenze. Lì giocheremmo la possibilità di agganciarli, visto che in casa abbiamo vinto, e anche di superarli e quindi salvarsi subito. Questo non pregiudica poi niente, perché poi andiamo a fare i play out e ci andiamo per fortuna con diversi punti che ci porteremo dietro dai risultati dei scontri diretti del primo girone. Per la partita di domenica, anche in considerazione dell'analisi che facevi del quadro che hai portato, come arrivano i ragazzi? Nonostante, ripeto, la giovane età di molti, mi sono perlomeno sentito rassicurato dal fatto che affronteremo queste ultime due partite con il massimo dell'impegno, con la massima concentrazione, ma più che altro con quella parola che si chiama cazzim, consentimela, che so che non è un'offesa, che è mancata proprio a Lucca. Questa è la promessa che mi hanno fatto i ragazzi, io mi auguro che la manterranno. Ed è tutto anche per la pagina sportiva, grazie per averci seguito e arrivederci e buona visione con i nostri programmi.